RLB, radioattiva la notizia. RLB, radioattiviamo le notizie. Simona Gambaro in studio, Edoardo Maruca. E questa mattina vogliamo parlarvi, vogliamo tornare sulle iniziative, sulle diverse proteste che hanno interessato l'impianto di rifiuti a Celico, la discarica di Celico. C'è stato un incontro con alcuni sindaci, ovviamente dell'area presilana, e ci fa, diciamo, il riassunto di quello che è emerso, che purtroppo non è niente di buono. Italo Romano del Comitato Ambientale Presilano, buongiorno Italo. Buongiorno Italo. Italo è spesso con noi in trasmissione per parlarci di questa vicenda che ha davvero stufato, Italo, non se ne può uscire proprio in un modo o nell'altro. A che punto siamo? Che cosa è accaduto? Allora, siamo a questo punto praticamente. Alla riunione sono intervenuti ovviamente il comitato, sono andato io per il comitato, sono intervenuti i sindaci della Presila, c'erano finalmente tutti quelli interessati, la Regione Calabria tramite l'ingegnere di Pallaria, Dipartimento Ambiente, Arpacal, Confindustria e poi anche gli amministratori delegati della ditta che gestisce la discarica. E praticamente quello che abbiamo ottenuto è, diciamo che qualcosa di buono è uscito, nel senso che siamo riusciti ad ottenere l'esclusione per il momento della discarica di Celico dal piano rifiuti, dal nuovo piano rifiuti che stanno approntando in questi mesi in regione, e soprattutto la volontà della regione di non conferire i rifiuti solidi urbani, quindi il circuito pubblico, nella discarica di Celico. Questo è un passo importante in quanto ha confermato quello che è avvenuto nell'ultimo incontro alla regione. Ora, per quanto riguarda il ritiro dell'AIA, che per me è quello l'obiettivo, stiamo portando avanti un pool di avvocati tramite i sindaci, che ancora però non hanno dato gli incarichi. Noi abbiamo dato i nomi degli avvocati che dovrebbero fare le controdeduzioni alla regione per ritirare l'AIA. Ricordiamo a cosa serve il ritiro dell'AIA, giusto per far capire ai nostri ascoltatori. Serve alla chiusura definitiva dell'impianto, in questo momento l'impianto sta continuando a lavorare rifiuti provenienti da ditte private, per esempio anche la Ecosystem di Lamezia Terme, indagata per lo scandalo dello smaltimento illecito di rifiuti petroliferi provenienti dalle centrali ENI, va a sversare il residuo solido a Celico. Quindi diciamo che è al centro di una fitta rete di interessi privati che solo il ritiro dell'AIA potrà fermare. Purtroppo alcuni sindaci, ahimè, quel giorno in prefettura, diciamo, hanno tradito il volere popolare di quasi 9.000 persone, perché alcuni sindaci hanno espresso, dopo aver dichiarato di volere il ritiro dell'AIA, hanno espresso la volontà di dire: perché se ci scarica il privato non ci scarichiamo pure noi? Da che il prefetto, infatti, stupito, dice: ma scusate, ma che state dicendo? Chiedete il ritiro dell'AIA e poi ci volete scaricare? Quindi è successo un po' di casino. Immagino. Purtroppo su Facebook è partita da qualche sindaco, anzi diciamo da quasi tutti i sindaci, hanno fatto un piccolo comunicato abbastanza ridicolo, perché poi la popolazione l'ha risposto al mittente, oltre che al comitato, secondo cui imputavano al comitato la volontà di far scaricare solo i privati. Se noi volessimo far scaricare i privati e non loro, che hanno dato una discarica a un privato, gliel'hanno finanziata con il patto territoriale silano. Voi volete che non si scarichi affatto, e vogliamo sottolinearlo questo. La chiusura totale dell'impianto, perché noi ci viviamo sotto da 7 anni. Italo. E sentirsi presi in giro, un'ultima cosa, a chi si è dimenticato: i privati a Celico scaricano dal 2013, da prima che venisse emanato l'emendamento al Somasso, che poi ha portato noi a fare i primi blocchi. Quindi no, i privati non è che vengono dall'altro ieri, sono 3 anni e mezzo che vanno a scaricare a Celico e nessuno se ne è interessato, nessuno sa cosa portano e nessuno sa cosa scaricano, tra cui l'ecosistema, come ho detto prima. Sì, esatto. Senti Italo, ci saranno ora insomma altre iniziative del comitato, giusto per dare qualche informazione in merito? Sì, saremo in piazza sia per il referendum sia per andare a informare la popolazione, che ha subito comunque questa disinformazione da parte dei sindaci, che comunque già ieri sera in una telefonata hanno rettificato. Aspettiamo che lo facciano pubblicamente, hanno chiesto scusa, ora aspettiamo che lo facciano pubblicamente, e vogliono ancora nuovamente avvicinarsi a noi. Noi non abbiamo nessun problema, noi vogliamo solo chiudere l'impianto, non ci interessa altro, perché per noi è illegale. Quindi l'unica cosa che possono fare è incaricare gli avvocati. Noi andremo in giro ad informare la popolazione e faremo presto un incontro pubblico per fare chiarezza su quanto è successo, perché è giusto che le persone che hanno firmato abbiano contezza di quello che sta succedendo. Siamo d'accordo, sono 9.000 circa. Grazie mille Italo. Sì. Buona ci giornata, grazie. Nel corso delle prossime trasmissioni. Buongiorno, grazie. Grazie, buongiorno.